Buongiorno a tutti! Allora, prima di cominciare questo video, vorrei rispondere alle persone che mi stanno chiedendo come ho fatto a fare il banner del canale, quindi se andate sul canale vedete quell'immagine nuova molto carina a tema Sailor Moon, e non l'ho fatta io. L'ha fatta una ragazza che su YouTube si chiama, allora, è scritto in modo un po' strano, quindi io mi ricordo Sabri, comunque ve lo scrivo qui. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata al suo canale, perché se le richiedete uno sfondo anche voi per il canale, penso che ve lo faccia. E ora passiamo al video. Allora, oggi faccio un video tag che è stato creato da poco. Mi sembra che non ci siano molte persone ad averlo fatto finora. Comunque è un'idea molto molto carina e quindi ho voluto farlo subito. Allora, l'ho visto questo video da Nitro Bijou, però lei sul video aveva scritto che era stato creato da Luce, Lucia, qualcosa del genere, però lei lo aveva creato con altre domande. Comunque io ho preso le domande da Nitro Bijou, anche se le ho minimamente cambiate, nel senso, per esempio, qui quando dice croce invece di stampo tondo c'era scritto stampo tondo o ovale, ma io non ce l'ho ovale, quindi ok. E qui mi sono sbagliata e quando dovevo scrivere gialli e rossi, però ormai avevo scritto oro e quindi vabbè, l'ho cambiato, anche perché non sono sicura di avere dei glitter gialli. Ok, allora, per chi non sa cos'è, è il tag appunto testo croce resina, e a seconda di se esce testo croce si scelgono varie opzioni, alcune sono carine, altre meno, tipo qui se esce croce fare la creazione senza sticker e con solo glitter fa un po' schifo, poi qui ci sono glitter oro, rossi o verdi o azzurri, e infine lo sfondo a scelta può andare. A Nitro Bijou ad esempio era capitato lo sfondo viola, che appunto è un colore che sta male sia con questo abbinamento di glitter sia con questo, quindi anche qui va molto a fortuna, un po' come il tag testo croce fimo. Allora, io non mi trovo granché bene a lanciare le monete, sono abbastanza impedita, infatti qui ho fatto due bigliettini con scritto testa o croce, adesso li vado a piegare. Ok, allora intanto sposto la roba, qui ho messo lo stampo a cuore, qui quello tondo, e se esce di farlo con i glitter, con i buonanotte, con gli sticker, ho preso questi delle principesse Disney, non mi ricordo purtroppo dove li ho presi, penso di quei negozi tutto un euro, comunque ce l'ho da un paio d'anni quindi non saprei. Ok, allora cominciamo, lanciamo a caso, vediamo un po'. Croce, stampo tondo, peccato, quello a cuore mi piace molto di più, però ok. Ok, quindi lo stampo tondo è qui, dove ho messo l'altro bigliettino, eccolo qua. Tra l'altro questo stampo è anche abbastanza rovinato, non so se si vede. Comunque ok, andiamo avanti. Vai, vai, vediamo, 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 dai un po' di fortuna. Sì, meno male, testa. Dio, se veniva croce veniva veramente una cosa orripilante, secondo me. Comunque, ok, allora ho già preparato la resina, già mescolata. Spostiamo un po' di roba e vado a colarla. No, la bollicina, no. Ecco qua. Ok, quindi era uscito testa e posso metterci uno sticker. Vediamo, penso che sceglierò, direi Ariel, perché se escono i glitter oro e rossi, visto che c'è il rosso, è intonato con i capelli, e se escono verdi e azzurri sono abbinati con lo sfondo, quindi almeno non dovrebbe uscire una cosa tanto brutta. Tecnicamente questo video può essere considerato quasi come un tutorial sulla resina, e comunque se vi interessano vi ricordo che ho fatto video sia sui tutorial appunto, sia sulle domande frequenti sulla resina, quindi dove acquistarla, quale uso io, eccetera eccetera. Ok, speriamo che sia dritta, non mi ricordo se l'immagine era dritta dentro il cameo, ok. E ok, allora io di solito per i glitter aspetto che si solidifichi un minimo, quindi almeno un'oretta aspetto, così i glitter non affondano, quindi continuo il video fra un'oretta. Ok, eccomi qui. Allora, ho preso i glitter, questi sono quelli rossi e oro, in caso mi capitano questi, e questi sono quelli azzurri e verdi. Speriamo bene, va? Allora, mi è partito un bigliettino. Adesso rimescoliamo. Vediamo un po'.
Croce, meno male croce, glitter verdi e azzurri sono sicuramente più carini di quelli rossi e oro, che non sono male, ma li userei più per Natale. Allora, prendiamo i glitter e vediamo un po' di metterli qua e là. Oh mamma mia, cominciamo benissimo. Ok, ho provato a soffiare un po', e se no si rimaneva l'accumulo lì che era un po' bruttino. Provo a farlo tipo a macchie. Questa confezione la odio, escono... Oh, o non escono o escono tutti in una volta, oh che odiosi. Vabbè, sto facendo un disastro, ma ok. Vabbè, visto quanto ho abbondato con i verdi, allora abbondo anche con gli azzurri. Ok, ho usato tipo 600 kg di glitter, ma vabbè, almeno forse se c'è lo sfondo viola alla fine non si vedrà troppo, ma penso di sì. Vabbè, ora devo lasciare asciugare e aspettare per mettere l'ultimo strato. Infatti questo video tag è abbastanza lungo da fare, nel senso che bisogna aspettare un sacco di volte per varie ispezioni di video. Ok, eccomi qui con l'ultimo strato. Ho già preparato i colori, quindi il pigmento viola se per caso esce il viola, e se mi esce il colore a scelta ho deciso di fare l'azzurro, quindi ho preso il pigmento bianco e quello azzurro scuro, e ho già preparato la resina. Quindi adesso, a parte che devo metterne proprio poca perché l'ho fatto troppo pieno, comunque adesso li richiudo bene e vado di nuovo a mescolare. Croce, sfondo viola, e vabbè, purtroppo è capitato così, non può andare sempre bene. Allora, adesso prendo un po' di pigmento viola e lo metto nella resina. Non serve metterne molto perché colora tantissimo, intanto mescolo e vedo come viene, al massimo lo aggiungo. Sì, è molto trasparente, quindi ne aggiungo un altro pochino. Mamma mia, è proprio un viola scuro, a parte che la fotocamera sembra blu, comunque. Ok, facciamo che va bene così. E andiamo a mettere questo bruttissimo strato viola che sta malissimo con i colori che ho messo prima. Ok, ecco fatto. Ora è quasi sera, quindi aspetto domattina per tirarlo fuori e vedremo insieme com'è venuto. Molto bene, è mattina, c'è anche un giardiniere in lontananza che sta facendo un casino boia, spero che non si senta. E niente, la creazione si è asciugata e adesso non l'ho ancora guardata, quindi andiamo a vedere insieme cosa ne esce. Oh beh dai, pensavo peggio. Diciamo che vabbè, a parte che non è molto lucida con questo stampo, a parte che... no niente, non è male, i glitter non sono il massimo, sono un po' sprofondati lo stesso, dovevo aspettare un po' di più, e non sono neanche molto coprenti. Inoltre il viola dietro non si vede particolarmente, ha solo scurito i colori davanti, quindi invece di azzurro e verde chiaro sembra che ci siano un verde scurino e un blu. Non mi lamento, dai, poteva andare molto peggio, non è per niente male, dai. A parte questo stampo è veramente brutto, guardate come si vede male, cioè è tutto... c'è persino un graffio che è nello stampo proprio. Vabbè, questo stampo poverino l'ho usato tante volte, ma anche all'inizio non era un granché, comunque ok. È abbastanza rovinatino, ci metterò il lucido. Comunque non posso lamentarmi di sicuro, poteva andare molto molto peggio, anche perché almeno ho lo sticker. Niente, il video tag finisce qui, spero che vi sia piaciuto, è stato molto divertente. Io taggo chiunque di voi voglia farlo, quindi fatemi vedere che cosa fate voi. Io vi saluto, ciao!